Amici di Città di Ariano, ben ritrovati al Palazzetto dello Sport di Ariano Irpino. Un saluto da Antonio Guarini. Oggi appuntamento speciale con Camera Sport. Stiamo assistendo agli allenamenti della Sandra Abate Five Souk. La Sandra Abate è protagonista di una buona stagione fino adesso. La squadra ha totalizzato 24 punti e si trova al sesto posto della classifica e ambisce a un posto ad entrare nelle prime quattro della regular season. Poi le prime otto del campionato disputeranno i playoff scudetto e ci potrebbe essere anche una possibilità di vedere i ragazzi di Mister Batista qui protagonisti al Palazzetto dello Sport di Ariano Irpino. In caso di approdo alle semifinali playoff scudetto del campionato di Serie A di calcio 5 nazionale, i ragazzi molto probabilmente verrebbero a giocare qui ad Ariano, visto che il Pala del Mauro non rispetta le misure regolari previste per il campionato di Serie A di calcio a 5 nazionale. La Sandra Abate gioca adesso nell'impianto avellinese grazie ad una deroga. Come detto, trascorsa questa settimana, la settimana prossima ritorneranno ad allenarsi al Pala del Mauro, che questa settimana è stato indisponibile per un evento di box. E da segnalare che c'è anche una piccola rappresentanza dell'Irpinia Centro Medico Atena, la squadra che noi di Città di Ariano seguiamo qui nelle gare interne qui al Palazzetto dello Sport di Ariano Irpino. C'è infatti nello staff tecnico della Sandra Abate presente Silvana Macchia, portiere dell'Irpinia Centro Medico Atena di Mister Battistone e preparatrice, quindi che collabora con Mister Batista, preparatrice dei portieri della Sandra Abate Five Soccer. Quindi Silvana, che vediamo alle nostre spalle, impegnata nell'allenamento di oggi e che domenica sarà protagonista con l'Irpinia Centro Medico Atena nel match sul campo delle Città di Taranto, sedicesima giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5 femminile, girone D, ore 16, e la diretta del match sarà disponibile sulla pagina Facebook di Città di Ariano. Quindi Sandra Abate, che è venuta a trascorrere una settimana ad Ariano per ricaricare le batterie, e speriamo che possiamo vedere in futuro i ragazzi di Mister Batista qui protagonisti in una partita ufficiale sul parquet del Palacardito. Abbiamo realizzato delle interviste con Mister Batista e con Capitan Massimo Abate, e che vedrete tra poco in questo speciale dedicato alla Sandra Abate Five Soccer. Abbiamo il piacere di avere il mister della squadra, coach Marcello Batista. Benvenuto, coach, ai microfoni di Città di Ariano. Buonasera a tutti, è un piacere a noi. Abbiamo avuto questa settimana un problema nel palazzetto nostro. Per fortuna la società ha deciso di venire qua, una bellissima struttura, e siamo contenti di essere qua. Allora mister, settimana di sosta per quanto riguarda il campionato, momento per fare anche un primo bilancio della stagione della sua squadra. Che stagione è stata fino adesso per la Sandra Abate? È stata una stagione un po' alternante. Abbiamo fatto qualche risultato positivo, abbiamo lasciato qualche risultato che si poteva vincere sicuramente, e adesso questa sosta è venuta nel momento giusto. I ragazzi erano un po' stanco sia a livello fisico che a livello mentale, ma penso che tutte le squadre. È un anno un po' particolare per il fatto della pandemia. Nostra squadra ha fatto 6 partite di fila senza mai firmarci, ogni partita ogni 4 o 5 giorni, e adesso questa sosta sta servendo giustamente per noi aggiustare qualche dettaglio che prima non avevamo tempo, adesso stiamo cercando di aggiustare. Quindi sia a parte tática, a parte atlética e sia a livello mentale dei ragazzi. 24 punti in classifica, sesto posto provvisorio, quindi in zona playoff. È l'obiettivo della squadra puntare ancora più in alto? Qual è l'obiettivo per questa stagione, l'obiettivo finale per la Sandra Abate? L'obiettivo è arrivare il più alto possibile. Sicuramente è una squadra che penso che possano arrivare tra i primi 4 lì, sicuramente. E poi, se la vedi, sempre il campo è che deve dire. E adesso abbiamo tutto praticamente con questi gironi di ritorno, depois sono scontro per vedere se riusciamo ad andare in Final Eight in Coppa Italia. Abbiamo tanta partita da fare e giustamente ritorno a dire, questo periodo sta servendo giustamente per noi cercare di ricaricare, interpretare in migliore modo questa altra parte di stagione. Campionato, come ha detto lei giustamente, una stagione condizionata dall'emergenza coronavirus, dalla pandemia.
secondo lei i suoi ragazzi stanno risentendo della mancanza del pubblico, dell'affetto del pubblico e un pubblico caldo, quello avellinese del Palà del Mauro? Sicuramente sì, principalmente quest'anno che abbiamo la fortuna di tornare a casa, perché l'anno scorso dovevamo andare sempre a Cercola, a Napoli, giocavamo senza pubblico, lontano da Avellino, e quest'anno siamo tornati lì, un bellissimo palazzetto è pure lì, però purtroppo la pandemia non penalizza per non poter sentire il calore, per i ragazzi non poter sentire il calore dei nostri tifosi. Però questo è un problema da Avellino, ma è un problema in tutta Italia, di ogni squadra. Pure le altre società, Pesaro, Acquasaboni, stanno giocando in questo modo. Quindi quelli che decidono sono sempre il campo, sono sempre gli allenatori cercando di esprimere il meglio, di togliere il meglio di ogni giocatore e cercare di fare risultati sul campo. Una sosta utile a ricaricare le batterie dei suoi ragazzi, più a livello mentale, a livello fisico o entrambi i fattori? Entrambi, in tutti i sensi. Da quando siamo iniziati, io non ero dall'inizio, ma parlando con tutti che erano dentro di questa squadra, la Sandra Batti non si è mai firmata. Per fortuna non abbiamo avuto mai problemi di Covid, penso che quasi tutte le società hanno avuto e quelle che non hanno avuto hanno affrontato squadre che hanno avuto, quindi hanno avuto un tempo, un certo periodo, una settimana, due per fare allenamento, per aggiustare, e coisa che non è capitato con la Sandra Batti e adesso sta servindo giustamente questo periodo. È un periodo proprio d'oro che dobbiamo fare tesoro per il proseguo del campionato. Infine le faccio una domanda di carattere, diciamo, ambientale. Come si trova un brasiliano come lei, un uomo latino, nella nostra Spagna? Ma guarda, devo essere sincero, mi sento proprio casertano, napoletano, già sono da 20 anni che sono in Italia, qualche volta sono tornato in Brasile e adesso mi trovo molto molto bene ad Avellino. Sono arrivato l'anno scorso e quest'anno la società mi ha chiamato un'altra volta, mi ha fatto tanto piacere, non vedevo l'ora. Io ho avuto un problema fisico, purtroppo non sono venuto a venire dall'inizio di stagione, e adesso sono qua e cercherò di fare il massimo possibile per portare questa società Sandra Batti, che se lo merita. È cresciuto tanto a livello organizzativo dall'anno scorso a quest'anno e adesso tocca a noi, io da prima parte come capo della squadra, insieme al preparatore atletico, ai staff mio tecnico, insieme ai giocatori, di fare possibile e impossibile per mettere un gradino più alto che merita la Sandra Batti e la città di Avellino. Grazie a mister Batista, in bocca al lupo per le prossime partite. Crepi, grazie. Siamo con Massimo Abate, capitano della Sandro Abate. Allora Massimo, ben trovati al Palazzetto dello Sport di Ranerpino. Settimana particolare per voi, che giorni sono qui nella nostra città del Tricolore, nel nostro Palacardito? L'accoglienza è stata un'accoglienza fantastica. Noi abbiamo vissuto questa settimana di lontananza da Avellino, dal Giacomo del Mauro, per i campionati italiani di pugilato. Però è come se non avessimo sentito la mancanza di casa nostra, perché qui ci hanno accolto, ci avete accolto benissimo. Quindi un ringraziamento a nome di tutta quanta la Sandra Abate, sperando di poterci rivedere presto, perché se noi arrivassimo in semifinale scudetto, probabilmente uno dei palazzetti eleggibili sarebbe proprio quello di Ariano Irpino. Quindi con la speranza che questo possa accadere, abbiamo fatto un po' il punto con mister Batista poc'anzi. Ti chiedo un tuo bilancio personale della squadra, visto questo momento di sosta del campionato di Serie A di Calcio a 5. Questo è un campionato molto strano, singolare, che le regole le dette il Covid, perché c'è grossa incertezza ogni settimana. Noi non nascondo che abbiamo grosse ansie a ogni giro di tamponi. C'è un'assoluta volubilità rispetto a quelle che sono le dispute delle partite, perché ormai i rinvii sono all'ordine del giorno. Nonostante tutto, la Sandra Abate sta facendo la sua parte, fermo restando che abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto e adesso è arrivato il momento di accelerare, perché si è entrati nella fase calda della stagione che ci avvicina alla post-season, intesa come finaletti di Coppa Italia, a cui noi dobbiamo ancora qualificarci, e ovviamente ai playoff scudetto. È un campionato particolare, una stagione particolare condizionata dal Covid. Vista la tua esperienza, è un campionato dove nella seconda parte conterà più una freschezza fisico-atletica, una grande forza mentale, visto anche comunque il mancato apporto del pubblico nelle partite interne? Hai colto esattamente nel segno. Ci vorrà una grande forza mentale,
sicuramente i valori delle squadre più forti, delle rose più attrezzate, anche numericamente, rifacendomi a quello che dicevi, verranno fuori. Però io credo che la parte da leone in questo finale di stagione, nella post-season, la faranno le squadre e le società che avranno la freddezza mentale di stringersi per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati all'inizio del campionato. Ovviamente sperando che ci sia un miglioramento a 360 gradi rispetto a quelle che sono le restrizioni anche per quanto concerne il pubblico, dato che significherebbe che il Covid sta mordendo in meno e che ci sarà la possibilità di vivere anche sportivamente un minimo di tranquillità in più. Dopo un paio di stagioni complicate, la città di Avellino sta, diciamo, risorgendo dal punto di vista sportivo, con l'Avellino Calcio, con la Sandra Abate, con il basket che faticosamente sta ricostruendo la propria storia con la Scandone. Credi che nel post-Covid Avellino debba avere, comunque la città di Avellino debba avere un ruolo di primo piano a livello proprio nazionale, visto che parliamo di sport a livello nazionale? Avellino, diciamo, sia nel calcio che nel basket, storicamente ha una grossa tradizione. Il gruppo D'Agostino, che è un gruppo imprenditoriale amico, si è assolutamente immerso nel calcio, acquisendone la proprietà. Tutta la tifoseria, ma anche io, sono persuaso che la famiglia D'Agostino farà benissimo per quello che riguarda il presente e il futuro prossimo della società di calcio 11. Basket, purtroppo, che mi coinvolge anche sentimentalmente, perché la mia famiglia, con mio papà che è stato presidente per due volte della Scandone, è un momento più in difficoltà. Si stanno facendo grossi sacrifici per mantenere in vita la Scandone, c'è grossa incertezza almeno per quanto riguarda la pallacanestro, e speriamo che si vivano tempi migliori, non so in che maniera, ma sperando che la Scandone riprenda la sua corsa e ritorni almeno a quelli che sono i palcoscenici che più gli competono. Infine ti chiedo, il futsal nelle nostre terre, nella nostra provincia, è già a un livello soddisfacente di attenzione, di pratica, o può avere ancora margine di crescita nei prossimi anni, soprattutto nel post-Covid? Beh, io credo che in Irpinia, ad Avellino e nella provincia soprattutto, ci sia una grossa tradizione di futsal, perché c'è il CUS Avellino che comunque milita in Serie C1 ed ha una storia pluridecennale, stesso Città di Ariano che è in Serie C2, la femminile che è in Serie 2, e poi c'è la Sandra Abate che è riuscita a calcare i palcoscenici nazionali. Quindi credo che per quelle che sono le dimensioni di Avellino e anche della sua provincia ci sia una buona tradizione di futsal, fermo restando che c'è ancora da crescere, però abbiamo delle buone basi di partenza su cui poter costruire. Grazie a Massimo Abate, capitano della Sandra Abate, in bocca al lupo per le prossime partite, speriamo di rivederci nella fase calda della stagione. Crepi, ci vediamo per le semifinali scudetto qui ad Ariano. Grazie ancora. Per questo appuntamento di Camera Sport speciale di questa settimana è tutto, ci rivediamo e ci risentiamo venerdì prossimo nel canonico appuntamento alle ore 15 in diretta sulla pagina Facebook di Città di Ariano. Un saluto e un ringraziamento da Antonio Guarini.